Canto 21. Così di ponte in ponte che sovrastava ciascuno le varie bolge, parlando anche di argomenti che la mia commedia non intende ricordare, arrivammo sul ponte della quinta bolgia. Eravamo al colmo quando ci fermammo per vedere l'altro avvallamento, cioè l'interno della bolgia e gli inutili lamenti di sempre, senza speranza. E lì vedemmo che quel luogo era particolarmente scuro e pieno di una specie di pece bollente. Nell'attivissimo arsenale bolle d'inverno, la forte pece utilizzata per spalmare e rinforzare le navi consumate dal mare, quando appunto la navigazione è anche in parte forzatamente sospesa per il maltempo. Ed allora, in quelle lunghe pause in cui non si può navigare, si fanno opere di riparazione. Quindi c'è chi fa le nuove navi, chi chiude con la stoppa e ripara i fianchi a quelle che hanno navigato più a lungo, chi rafforza la prua, chi la poppa, chi costruisce i remi, chi attorciglia le sartie, chi rafforza sia le vele piccole che quelle più grandi. Ebbene, nello stesso modo, non per il fuoco però, ma per volere divino, bolliva laggiù nella bolgia una spessa pece nera che imbrattava la roccia da tutte le parti. Io guardavo bene per vedere, ma non vedevo altro che quella pece nera gonfiarsi in bolle, e quando queste scoppiavano cadeva giù altra pece. Mentre io laggiù fissavo lo sguardo, il mio duca, dicendo «Guarda! Guarda!», mi tirò verso di sé, dal luogo in cui stavo. Allora mi volsi, come l'uomo che sa di dover fuggire e che non sa però il motivo per il quale è opportuno che fugga e da cui la paura subito distrugge il coraggio, così che mentre scappa, guarda. Allora vidi improvvisamente venire dietro di noi, correndo su per il ponte, un diavolo nero. Ah, che aspetto feroce aveva e come sembrava crudele nel suo sprezzante atteggiamento verso il male altrui, con le ali aperte che accompagnavano il suo veloce movimento. Le sue spalle a punta ed alte caricavano un dannato che il diavolo teneva per le caviglie, e questi appoggiava appunto entrambi i fianchi sulle spalle stesse del diavolo. Dal ponte in cui ci trovavamo, il diavolo, tutto indaffarato, e che per questo non mi aveva ancora visto, disse con tono ironico e grossolano agli altri diavoli uncinati, i quali in quella bolgia si chiamavano Malebranche. «Oh, Malebranche, tenete, ecco uno di quegli importanti magistrati anziani di Lucca, città di Santa Zita. Mettetelo bene sotto la pece, perché io torno a Lucca, città che n'è ben fornita di barattieri. E vi dico che quella città è piena di barattieri, anzi, tutti sono barattieri, ad eccezione di quel Bonturo Dati, che invece è il più barattiere di tutti». Lo buttò giù come un masso e poi il diavolo ripartì subito, veloce e feroce. E mai ci fu un cane mastino che, sciolto dalla catena, cercasse di inseguire con tanta velocità e tenacia un ladro, così come quel demone sembrava ferocemente ansioso di andare a caccia di dannati. Il dannato, buttato giù nella pece, tornò a galla, tutto raggomitolato, ma i demoni che erano sotto il ponte gridavano, sempre con ironia, sarcasmo ed anche in tono violento e sacrilego. «Qui non si invoca il santo volto, come fanno a Lucca quando pregano, qui si nuota, ma ben diversamente da come fate voi lucchesi nel fiume Serchio. Perciò, se non vuoi assaggiare i graffi dei nostri uncini, non uscire nemmeno con i capelli dalla pece». Poi, dopo che senza pietà l'ebbero addentato con le loro forche ed uncini, dissero beffardi: «Prova, se puoi, ora, sotto la pece a ballare, cioè ad agitarti ed arraffare, così come facevi a Lucca, quando arraffavi e trafficavi di nascosto il denaro». Insomma, non diversamente i cuochi e i loro aiutanti fanno tenere la carne da cucinare immersa con le forchette perché non galleggi e cuocia bene. Il buon maestro mi disse:
Affinché tu non sia visto, riparati dietro un masso, così che ti serva da protezione. Quindi per qualunque offesa mi sia fatta, tu non temere, perché io conosco bene come vanno qui le cose, e già altre volte ho discusso e contrastato con i diavoli. Allora Virgilio passò oltre la testa del ponte, e come giunse sull'argine fra la quinta e la sesta bolgia, allontanandosi da me, dovette certo avere animo saldo e coraggio. Così come sono furiosi i cani e con impeto attaccano il poverello che cerca la strada, fermandosi ad un tratto, quei diavoli che erano sotto il ponte uscirono velocemente, mostrando contro di lui tremendi uncini. Ma egli gridò con autorità e sicurezza: «Male branche, nessuno di voi creda di fare del male! Prima di uncinarmi vi consiglio che uno di voi venga avanti per ascoltarmi, e poi deciderete se uncinarmi oppure no!» Allora tutti gridarono: «Vada, malacoda!» Per cui uno di loro si mosse e gli altri stettero fermi, e quello si avvicinò a Virgilio, dicendo in tono scettico e sprezzante: «A che ti gioverà tutto questo?» «Ma tu, malacoda, che mi vedi ora qui sicuro e bene a conoscenza di tutti i pericoli di questo inferno e di tutti i vostri scherni, dimmi, credi davvero che tutto ciò sia stato possibile senza il divino volere e l'aiuto della provvidenza? Dammi retta, lasciami andare, e sappi che lassù in cielo si vuole che io mostri a Dante lo sconosciuto cammino di questo vostro mondo!» A queste parole a malacoda cadde subito l'orgoglio, tanto che lasciò cadere a terra anche l'uncino, e disse agli altri: «Ormai lasciamolo fare, non gli sia fatto alcun male!» Il mio maestro allora, rivolgendosi a me, disse: «O tu che ti nascondi tra i bassi del ponte, ora puoi venire sicuramente da me!» Per cui mi mossi e andai subito da lui, e tutti i diavoli si avvicinarono tanto che io temetti che non volessero più mantener fede alla parola data a Virgilio. Così accadde anche, e ne fui testimone, per gli abitanti del castello di Caprona, appartenente a Pisa, già conquistato da Guido da Montefeltro e ripreso, dopo pochi giorni d'assedio, dai lucchesi con l'aiuto di cavalieri e fanti di Firenze, mandati dalla Lega Guelfa di Toscana. Pertanto io mi accostai con tutta la persona al mio duca e non toglievo gli occhi da quei diavoli che non avevano affatto un aspetto rassicurante. Essi, abbassando gli uncini verso di me: «Vuoi che lo picchi sul groppone?» diceva uno ad un altro, ridendo e scherzando come ragazzacci violenti, divertendosi ad impaurirmi. «Sì, faglielo sentire!» Ma quel diavolo che aveva parlato con Virgilio, quel malacoda, si voltò rapidamente e disse: «Calma, calma, scarmiglione!» Poi, rivolgendosi a noi, ci disse: «Più avanti per questo masso non si può andare, perché il ponte sulla sesta bolgia si è rotto e giace sul fondo della bolgia stessa. Ma se comunque volete proprio proseguire, allora salite su per questo sentiero roccioso. Non lontano c'è un altro ponte per passare. Proprio ieri, 5 ore dopo questa stessa ora, sono passati 1266 anni da che questo ponte è caduto ed il passaggio interrotto. Io mando da quella parte alcuni miei diavoli per controllare se qualche dannato cerca di uscire dalla pece. Andate con loro, che non vi faranno certo alcun male. Andate avanti, Alichino e Calcabrina, e tu, Cagnazzo e Barbariccia, guidi il gruppo. Seguano anche Libicocco e Draghignazzo, e Ciriatto Zannone, e Graffiacane, e Farfarello, e pure Rubicante Pazzo. Su, andate, malebranche, e cercate bene se in giro vi sono anime fuori dalla pece, e poi... mi raccomando, conducete al sicuro costoro fino al ponte che non è rotto, sopra le bolge!» Tutto questo disse quel diavolo tremendo, avvertendo in modo sibillino gli altri diavoli dello scherzo che stava preparando al fiducioso e sicuro Virgilio, ben sapendo tutti quei demoni che non vi era affatto alcun altro ponte. Ma io, che ero ancora dominato dalla paura di quei diavoli digrignanti, avvertii, anche se in modo vago, istintivamente il pericolo, ed allora dissi al mio buon maestro: «Oimè, maestro, che significa quel che io vedo e sento?
Ti prego, andiamo via da soli, senza alcuna scorta, se tu conosci la strada, perché per quanto mi riguarda non chiedo alcuna guida. Se tu fai caso e guardi bene, come del resto sei solito fare, non vedi come quei diavoli digrignano rabbiosamente i denti e con gli occhi e lo sguardo chiaramente minacciano guai? Non voglio che tu abbia alcuna paura. Lasciali digrignare quanto vogliono, perché lo fanno sempre contro le anime che bollono nella pece. I diavoli voltarono a sinistra sull'argine, ma non si allontanarono immediatamente ed avevano tutti la lingua stretta tra i denti. In un atto beffardo e nella finta attesa di avere come una specie di preciso ordine prima di muoversi. Con quello strano ma significativo gesto fingevano di aspettare. Infatti, ecco arrivare un bello sconcio come comando di partenza, tant'è che Barbariccia, al quale era stato affidato il compito di guidare il gruppo, fece del cul trombetta. Cioè, in modo vergognoso ma degno di simile compagnia, dette la mossa con una sonora scoreggia e cominciò ad andare.